Ciao cari amiche, siamo qua in diretta dalla Fiera di Bergamo Creativa. Guardate che meraviglia che ho alle mie spalle, questo meraviglioso patchwork. Lascia senza fiato, è bellissimo e adesso conosceremo l'autrice che è Cage Cage e guardiamo dove la possiamo trovare. Cucù! Ciao! Adesso lascio Kate con l'amica Olga che la intervisterà per noi e ciao ciao! Ciao care amiche di Creativa Channel, oggi abbiamo Catherine Kerr, l'ospite speciale di questa edizione, venuta appositamente dall'Australia. Ciao Catherine! Ciao! Hi, pleased to meet you! I'm very pleased to meet you! I'm sure we're happy to have you here in Bergamo. Oh, thank you! Our wonderful city. Yes! So we are pleased to host you here. Abbiamo molto piacere di ospitarla. Can you please tell us something about you? Chiediamo che ci spieghi qualcosa di lei. Who is KK? Where you come from? Okay. I'm Cathy Kerr. I'm from Australia. I've been quilting for many, many years, over 25 years. And I have a little group of friends at home and we, you know, give each other challenges and swaps and all kinds of things. And in 2015, in 2015 I said we should do a block every day. Quindi nel 2015 con tutte le sue amiche con cui faceva challenge e scambi hanno deciso di fare una challenge un po' più impegnativa e hanno lanciato la quilt il 365. And a few friends said, yeah, I'll do that. And so I put it on Facebook because not all of us were in town. Quindi l'hanno messo su Facebook perché erano tutti lì, uniti, nello stesso paese. And then instead of five or six people, people from all over the world started finding it. E quindi poi sì, la cosa si è viralizzata perché tutta la gente di praticamente tutto il mondo si è unita a questo gruppo. So it became... It grew and grew. Ha iniziato a crescere a dismisura quasi. It became something serious and e quindi è diventata una roba molto seria. It became the 365 challenge and e così è iniziata la vera il challenge 365, la sfida 365. And then from the small start. E da questo modesto, diciamo, da questa modesta partenza. We now have 27,500 people on Facebook. Hanno 27,000 e quasi 28,000 follower su Facebook. And here I am in Bergamo. Eccomi a Bergamo. Did you attend various courses during your career or are you self-taught? Lo sto chiedendo se ha dovuto fare corsi oppure se ha imparato da sola. I've done lots of courses over the years too, but I'm a self-taught sewer. I think from when I was a little girl I was sewing clothes and things. And okay. Ma per la verità è da quando è piccola che sono piccola che cucio a mano preferibilmente. E anche se ho fatto vari corsi, la passione continua. Yes, okay. Absolutely. When you think about a new project, where do you get where does the idea start? Where do you get the idea from? Ideas can come from so many places. One night I woke up in the middle of the night and I had a pattern in my head. Ho chiesto dove prende le idee per i suoi progetti, cosa potrebbe ispirarla. E lei dice praticamente tutto, anche di notte mi sveglio con un pattern in mente. And with the 365 challenge I thought, I wonder if it's possible to get 365 blocks, you know, all the same size in a quilt. Quindi con la sfida 365 è stato un vero impegno perché fare dei blocchi uniformi uno al giorno è stato faticoso. A volte il tessuto che ti crea che causa l'impegno, diciamo, a volte l'intoppo è proprio il pattern o il blocco. Comunque è partita, è finita e sono qui tutti a Bergamo.
How do you think about the color of a new project? Do you have any colors? Are there any colors you prefer? Oh, well, I prefer blue because my whole house is decorated in blue. Blues. Ho chiesto se ha dei colori che preferisce, se parte dei colori che lei ama, e dice sì, sicuramente il blu, perché anche tutta la sua casa è blu. But I must admit, when I start a project, it's normally just a sketch on a piece of paper and black and white, and I... Però quando progetto in bianco e nero, perché devo comunque iniziare da un pezzo di carta e fare il mio schizzo in bianco e nero. And I choose the fabric and the colors much later on. E quindi i colori, diciamo che i colori effettivamente li scelgo molto più avanti nel disegno. Yeah. So what kind of fabric do you prefer using? Well, I use quilter's cotton, 100% cotton, okay, from good quality quilt shops. Okay. Ho chiesto che materiale preferisce usare e dice sicuramente la tela in 100% cotone fatta appositamente per le trapunte da negozi di buona qualità. Mm-hmm. Do you spend a lot of time on your quilts? How many hours a day do you... Ho chiesto quanto tempo ci spende del suo giorno, utilizza per questa sua passione. Oh, really? All my days. Dice praticamente tutta la sua giornata. Unfortunately, I spend a lot of time on the website as well, but I'd like to spend my time stitching. Sì, ecco, dice anche però che deve spendere parecchio tempo sui media e sul website per gestire il tutto, quindi... Ok. Yes. Do you prefer quilting by machine or by hand? Ho chiesto se preferisce il lavoro manuale o quello della macchina. Both machine and hand stitching have their places, and if you really want to make something very fast, then the machine is the way to go. But I really like hand stitching just because it's so relaxing. Okay. And I can chill out in the evenings and just hand. Ok, quindi lei dice che entrambe le tecniche, sia macchina che manuali, hanno il loro posto. Logicamente con la macchina sei molto più veloce, con a mano però ti rilassi di più e ti permette di essere molto più precisa. Do you have some advice to give your fans and the quilters that follow you on Facebook? If you can't get a block or it's too hard, don't worry. It's okay. Okay. Once it's in the quilt, no one will notice. Allora, il consiglio fantastico che vi dà è che se proprio un blocco vi crea dei problemi o non vi esce o per qualsiasi intoppo, ma va benissimo anche così, mettetela pure nel vostro quilt perché fa parte di voi, la vostra essenza e la vostra storia di quel giorno, quindi enjoy. L'importante è che vi divertiate veramente a fare i quilt. Don't worry about the quilt police. Non pensate che c'è la polizia delle trapunte. La quilt police. Yes. I carabinieri dei quilt. Okay. Catherine, it was lovely having you here. Thank it was you. Fantastic. Thank you. Let's hope to see you here again in Bergamo. La salutiamo tutti. Salutiamo tutti Catherine, che ci lascerà tra qualche giorno, però sono sicura che avrà modo di tornare. Dice, quasi. Mi ha confidato prima. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Una bellissima intervista realizzata dalla amica Olga con questa meravigliosa autrice australiana, e vi lascio un attimo alla visione della sua bellissima realizzazione, della sua bellissima coperta, che nasconde anche una bellissima sorpresa, perché abbiamo un davanti che è fantastico, ma il retro non lascia parola da quanto è bello e rifinito anche la parte del retro. Io vi saluto, continuate a seguirci su Creativa Channel, e un grande grazie a Bergamo Creativa che ci porta autrici così importanti e così rinnovate in Italia. Ciao ciao!
Eccoci qua in compagnia di Liliana. Ciao Liliana. Ciao Lara. Allora, ti chiediamo il perché questa bellissima collaborazione con questa autrice australiana. Dunque, la collaborazione con Catherine Kerr è nata nel gennaio del 2016, quando lei ha iniziato a pubblicare i blocchi del 365 Challenger Quilt Block. Praticamente lei ha proposto alle quilter del mondo, se volevano aderire a questa sfida, di cucire tutti i giorni un blocco per poi realizzare alla fine dell'anno un quilt matrimoniale. La collaborazione che è nata con Catherine è stata grazie a un, diciamo all'apertura di un gruppo che seguisse il progetto, ma però per le quilter italiane che avevano problemi a parlare l'inglese, a capire le misure in inglese, eccetera. Quindi abbiamo aperto con Fantasy Quilt il gruppo italiano e nel gruppo italiano abbiamo pubblicato le traduzioni e abbiamo fatto il supporto appunto alle quilter italiane. Le abbiamo seguite e poi appunto con Fantasy Quilt abbiamo ideato la possibilità di fare questo contest e questa mostra in modo da premiare proprio la costanza e l'impegno che hanno avuto queste signore a cucire tutti i giorni questi piccoli blocchi e poi assemblarli nelle meraviglie che avete potuto vedere nella mostra. Beh, Liliana, questa è stata sicuramente un'iniziativa veramente molto molto importante per le quilt italiane, perché io ho visto le coperte, sono veramente stupende, c'è dietro un bellissimo lavoro e soprattutto erano schemi dati gratuitamente. Sì, la particolarità appunto del progetto è che Catherine ha pubblicato, ha proprio regalato oltre 365 blocchi, perché poi durante le giornate c'erano anche dei bonus, degli omaggi, delle alternative per quando il blocco fosse stato difficile. Ci sono stati dei blocchi commemorativi per le varie nazioni che partecipavano. Per l'Italia c'è stato il 25 aprile, la presa della Bastiglia per la Francia, il giorno dell'indipendenza o il giorno del ringraziamento per gli Stati Uniti. Quindi ogni nazione che partecipava con i propri quilter aveva anche un blocco da poter realizzare che ricordasse un evento, una commemorazione diciamo storica, non religiosa, oltre alle commemorazioni religiose come la Pasqua piuttosto che il Natale. Un'altra domanda, questo gruppo è un gruppo su Facebook, immagino, ma è ancora visibile? Cioè una persona che non lo sapeva e che lo impara vedendo questo video, lo può ancora vedere? Allora, la mostra è dedicata ai 365 del 2016. Il progetto è stato riproposto sempre con le stesse particolarità, quindi gratuitamente, nello stesso sistema dello scorso anno, anche per il 2017, e Catherine lo rende ancora disponibile anche nel 2018. Quindi anche noi con Fantasy Quilt seguiremo le quilter del 2018 come stiamo seguendo anche le quilter del 2017 con il gruppo 365 Sampler Quilt Italia, ricomincia la sfida 2017. E l'abbiamo su Facebook. Bene, io Liliana ti ringrazio tantissimo, credo che parteciperò anch'io, ma sotto finto nome. Nascosta. Nascostissima. Io vi saluto e grazie, questa volta ci vuole, grazie di esistere. Grazie a voi.